Buongiorno a tutti. Prima della celebrazione ricordo all'Assemblea di spegnere i cellulari. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo radunati affinché tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella città di Gerusalemme. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo,
e concedi a tutti i tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Senti. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho strozzato la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto e mi aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi, suoi fedeli. Gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lettura del Passio, saremo seduti nella prima parte, al mio cenno poi potete mettervi in piedi. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava alla Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo che se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete. Questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più quel frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io vi dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori.
Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce, è vicino. E subito, mentre ancora gli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandati dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì. E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosso il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Il capo dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla potenza della destra di Dio e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fa il profeta! E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò ad imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi negherai. E scoppiò in pianto.
E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Il capo dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato. A loro richiesta, un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a cedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto che egli rimettesse in libertà per loro Barabba, Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» In piedi. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero intorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?»
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!» Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere!» Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero, quest'uomo era figlio di Dio!» Vi erano alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Ioses e Salomone, le quali, quando era in Giudea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salute con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Non vogliamo rivolgere parole ulteriori oltre quello che abbiamo ascoltato, che è degno di meditazione. Con questo rito iniziamo la settimana santa, che sia davvero santa, soprattutto meditando quello che è il significato di quanto abbiamo ascoltato. È un evento storico, non è un racconto soltanto, è un evento storico che è celebrato non come fine a se stesso, ma celebrato perché ha un significato per la vita di ciascuno di noi. Gesù non muore per se stesso e non risorge per se stesso, ma è un compito che ha assunto in prima persona, come quelle parole dell'Orto degli Olivi, abbandonandosi alla volontà di Dio, perché era quella la via per poterci salvare, donarci la salvezza eterna. E vogliamo sentirci vicino in questo momento. Tanti da casa ci stanno seguendo anche perché impossibilitati a partecipare, vicini a quanti portano la sofferenza nel corpo. Qua abbiamo avuto anche una nostra
sorella che oggi è presente dopo tanto tempo, Anna. Ma tanti altri che ci sono ancora a combattere contro questo drago maledetto. Così come vogliamo sentirci vicini a quanti hanno perso i loro cari in maniera improvvisa e che probabilmente non hanno avuto la consolazione sia dell'affetto familiare degli ultimi istanti e sia quello anche della preghiera. E allora è questa l'occasione oggi, mentre meditiamo sulla passione di Cristo, di sentire maggiormente vicino alla sua passione quanti portano i segni nel proprio corpo di quella passione che Gesù ha vissuto. Meditiamo un attimo, poi procediamo con la Santa Messa. Credo in un sol Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci raccogliamo in preghiera come popolo sacerdotale e intercediamo presso il Signore per tutta l'umanità così bisognosa della salvezza. Preghiamo insieme, diciamo: ascolta il tuo popolo, Signore. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per tutto il popolo di Dio, perché in questa settimana faccia spazio alla preghiera per meditare e interiorizzare il mistero pasquale, fondamento della fede, preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore.
per i giovani che vivono la giornata diocesana della gioventù, perché la contemplazione dell'amore di Cristo li porti a impostare la loro vita al servizio del bene e dell'autentica promozione umana. Preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per gli anziani e gli ammalati, perché si sentano innestati in un mondo speciale nella vita di Cristo, sofferente per trarre da Lui la forza, la grazia e il sostegno nelle difficoltà della vita, preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché nella sobrietà dei riti di questa settimana accompagni con fede e speranza Gesù nel suo mistero di morte e risurrezione, per giungere con Lui alla rivelazione piena dell'amore di Dio che ci salva, preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore. Signore Gesù, che sulla croce hai aperto le braccia a tutta l'umanità, tra cui anche noi, per avvolgerla nel tuo amore, presenta al Padre le nostre suppliche, insieme alle molte e altre che rimangono inespresse a voce, ma che portiamo nel cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono,
non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico e mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ricordando il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Amen.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti Anna e Vittorio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, Santa Teresa d'Avila e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, scambiatevi il dono di pace. Oh.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola a Dio sarà tua parola. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Do lettura del programma che è stato previsto per quelle celebrazioni di questa settimana santa. Sapete che comunque il programma è sempre stato fatto un pochino all'ultimo momento, proprio perché si aspettavano quelle che erano le indicazioni che ci potevano giungere sia a livello centrale, possiamo dire, di governo, e sia anche quello della conferenza episcopale oppure delle realtà diocesane, perché poi ogni diocesi è diversa dall'altra, perché no, magari la Puglia siamo più malmessi rispetto agli altri, quindi la maggiore prudenza ci viene chiesta, perché questa volta non sono entrati molto nella questione sacra, voglio dire, come l'altra volta, però lasciano a noi le responsabilità. Responsabilità sia con quelli che sono i responsabili della struttura, no? E sia anche quella personale, no? Perché ognuno di noi deve tenerci alla vita anche dell'altro, alla salute dell'altro, quindi anche questo è. Per cui quello che dico come premessa, innanzitutto c'è stato un restringimento di orari, no? Rispetto a quella che è la consueta, proprio perché alcune parti sono state tagliate dalle cerimonie e poi anche quel tenuto conto di quello che è il dopo. Sapete che noi siamo tenuti comunque al lockdown dopo, anche che riguarda il resto della serata, per cui dobbiamo dare occasione di poter rientrare, diciamo, perché quando viene dato il lascia passare, è contenuto anche l'orario di quello che è la celebrazione. E però, proprio per evitare che si diano fra le mani un pochino, verrà fisso in tutti i portoni del territorio questo. Quindi, però vi do la lettura sommaria. Vabbè, quella di oggi ormai è trascorsa. Sapete che da oggi entrava in vigore l'ora legale, ma per non fare ulteriori cambi conserviamo gli orari, anche perché ci sono dei restringimenti, qui non possiamo andare oltre l'orario, no? Per tutta questa settimana noi considereremo sempre le 18:30 come orario serale, no? Però la domenica di Pasqua la messa sarà alle ore 19. Questa sera è ancora 18:30, no? Bene, gli appuntamenti, quelli più che devono essere tenuti in considerazione, è quello del Giovedì Santo, per esempio, la messa in Cena Domini e alle ore 18 la preghiera del Rosario, 18:30 la messa. Sapete che le ho messa sia la parte che riguarda la lavanda dei piedi, perché sapete per il discorso anche di profilassi, e sia anche si vuole evitare il girare fra le parrocchie, che non ci possono essere assembramenti, per cui non c'è la visita ai repositori. Quindi il repositorio non ci sarà, sarà il luogo solito dove viene custodita l'Eucaristia. L'unica cosa è che prima che di porre l'Eucaristia, i presenti che ci sono, viene celebrato un breve momento di adorazione, no? E poi riposto nel tabernacolo solito. Non ci saranno visite, perché non si possono fare file fuori, e quindi tutto questo. Quindi, del resto, già la messa è un'adorazione. E anche il fatto stesso che uno partecipi a quel momento di adorazione è proprio
perché purtroppo c'è un discorso più di consuetudine del numero dei repositori che bisogna fare, 5, 7, non esiste questo fatto. Tante volte un'adorazione è pure buona, fatta come si deve, non è la curiosità di andare a vedere, no, qui non è questo. Però, diciamo, siamo costretti anche da questo fatto a dover evitare l'altare della riposizione a parte, non ha senso, perché ovviamente non c'è questo, non ci sono questi momenti che la tradizione da noi prevedevano. Come del resto non ci saranno manco le processioni, sapete, no? Venerdì Santo, e ci sarà il 17:15 il Pio Esercizio in onore della Beata Vergine Desolata, 18:15 l'azione liturgica della morte del Signore e adorazione della croce. 18:15, perché io poi finisco qui e devo correre a Santo Stefano, che anche lì c'è il venerdì del Gesù morto, no? Quindi devo dividermi fra le due comunità, quindi si anticipa di un quarto d'ora rispetto alle 18:30. 3 aprile, sabato santo, la messa della veglia pasquale è alle ore 19, sapete che vanno via almeno un paio di ore là, no? Il fatto delle letture e la benedizione del fonte, tutte queste cose, no? Per cui vanno via un po' di tempo, per cui bisogna dare possibilità dopo di rientrare, no, a casa, quindi alle ore 19. Ieri dissi 19:30 perché non avevo presente l'orario, anche perché devo dividermi fra i due orari poi. La domenica di Pasqua invece le messe sono come al solito 8:30, 11 e 19 la sera, cioè lì noi rispetteremo l'ora legale. Giorno del lunedì dell'angelo la messa è alle ore 19 e si riprende a celebrarla alle 19 dal lunedì dell'angelo. E solitamente il lunedì dell'angelo era un giorno di riposo, però quest'anno non esistono pasquette, per cui celebreremo la messa la sera come è consuetudine. Quello che vi auguro è davvero di vivere in maniera santa queste giornate, e cercando di santificarla come? Evitando le occasioni in cui si perde la grazia di Dio. Quando si perde la grazia di Dio per le stupidaggini, sono tentazioni diaboliche, sappiatelo. Sappiatelo. Si serve di tutto, anche delle sciocchezze. E siccome ci lavoriamo noi con le preghiere in questo periodo, ma ci lavora pure Lui in questo periodo, quindi cerchiamo di sapercene accorgere. Diamo spazio alla preghiera, evitiamo tutti i discorsi inutili, no, che ci sono da evitare, e se c'è bisogno magari di una preghiera per qualcuno in particolare, soprattutto con quelli in cui abbiamo reciso un pochino i rapporti, ecco, ricordiamo nelle nostre preghiere. San Paolo dice: laddove dipende da voi siate in pace con tutti, da dove dipende da noi. È chiaro che se poi ci sono le porte chiuse, non dipende da noi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione, rispondendo Amen. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, nella gioia del Signore andate in pace. Amen. Auguri di pace per tutti.